siamo in Portogallo a provare la più recente auto ibrida inglese. Eh sì, perché la Toyota Auris è prodotta totalmente in Inghilterra. Quella più interessante è la ibrida che andiamo a provare. Ha un motore 1.8 accoppiato all'elettrico per una potenza totale di 136 cavalli e ha un prezzo di lancio molto interessante, parte da 17.900 euro. Per qualche mese si potrà comprare con questi sconti, altrimenti costa 22.600 euro nella versione base e supera di poco i 24 nella versione più accessoriata. Andiamo a vedere come va. Tanta sostanza e poco fumo. La Toyota Auris è sempre stata così. Oggi nelle versioni a benzina 1.3 e 1.6 è un'auto di sostanza sempre. Non dà particolari emozioni ovviamente con questi motori poco potenti, ma anche il diesel da 150 cavalli è sì brillante, ma non è una vettura proprio sportiva, è una vettura da famiglia. Anche gli interni seguono questa linea, sono abbastanza austeri come molte tedesche. Anche in questa versione full optional, che ha gli interni in pelle, è una modanatura in pelle cucita a mano anche sul cruscotto, in pelle chiara, dà una certa brillantezza, ma certo non si può dire una vettura premium. Eventualmente con la stessa meccanica si avrebbe la Lexus CT200, che è un'auto di gran lusso e gran piacere di guida. Questa piacere di guida lo dà grazie anche al suo cambio CVT in versione evoluta elettronicamente, che dà una fluidità eccellente, e anche con il nuovo settaggio della combinazione fra i due motori è molto brillante. Il lato B è decisamente più intrigante, forse, da questa sportività e questa linea con questi angoli accentuati. Insomma, ripetiamo, una vettura di molta sostanza che consuma pochissimo, si fanno facilmente i 20 km con un litro, e anche guidandola brillantemente non si riesce mai a scendere sotto i 15, un risultato veramente eccellente. Aggiungiamo a questa vettura i 3 anni di garanzia e i 5 sulle parti ibride, che danno un valore aggiunto anche dovesse rivendersi presto come usato, ma non ve ne separerete facilmente una volta abituati a guidarla. Senza dimenticare il vantaggio di sentirsi ecologicamente corretti e poter circolare con le limitazioni del traffico.